Queste dunque le principali notizie del giorno. C'è una nuova allerta meteo rossa in Emilia-Romagna dalla mezzanotte, tanti evacuati in via precauzionale nella notte, massima attenzione ai fiumi, rischio frane ma anche al mare dove c'è il rischio di mareggiate. L'allerta arancione poi in Sicilia, Campania e nelle Marche. Nella nostra finestra sull'Italia oggi andiamo proprio in Emilia-Romagna dove piove da 10 giorni, dove allerta rossa e dunque l'attenzione altissima. Buongiorno al prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, bentornato a Rai News 24, prefetto. Allora, buongiorno a lei. Lei è operativo da tutta la notte, com'è andata questa nottata? Ci dia l'avvio di questa giornata. Beh, fortunatamente la nottata è andata bene, non abbiamo rilevato situazioni di criticità, piove per la verità un po' ovunque, un po' di più intensamente nelle zone collinari, ma fortunatamente finora non abbiamo segnalazioni critiche. Però ecco, siamo tutti sul pezzo, in coordinamento continuo con i COC, con i centri comunali, con la regione, con la provincia, con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Siamo qui, come lei ricordava, l'allerta è partita dalla mezzanotte e interesserà tutta la giornata di oggi e di domani. Quindi siamo preparati, credo che abbiamo messo in campo un dispositivo in via preventiva il massimo possibile, poi confidiamo anche nella buona sorte. Ecco, prefetto, ci sono state anche delle evacuazioni preventive nella notte. Sì. Dove e quante? Sì, sì. Guardi, abbiamo evacuato finora 682 persone in via preventiva, di cui 458 nella città di Faenza e 213 a Castel Bolognese, ripeto, in via preventiva, perché come le sa noi abbiamo avuto una forte alluvione il 2 maggio scorso, quindi tutte le abitazioni a ridosso delle zone dove gli argini sono collassati, nelle zone critiche collinari dove abbiamo avuto smottamenti o movimenti franosi, abbiamo chiesto ai sindaci di fare massima attenzione e di evacuare queste famiglie, quindi in totale ad oggi in via preventiva sono 682. Prefetto, scuole chiuse anche oggi, no? E un invito a utilizzare sì, anche lo smart working. Certo, abbiamo consigliato e devo dire che i sindaci qui della provincia hanno condiviso scuole chiuse a Ravenna, a Faenza, ma direi su 16 comuni su 18 oggi le scuole saranno chiuse anche per evitare in questa giornata molto difficile che ci siano, insomma, che sia intasata la viabilità, ecco, anche qui in via precauzionale per evitare movimenti di persone, di bambini, insomma di studenti, abbiamo consigliato ai sindaci di chiudere le scuole, quindi 16 comuni su 18 oggi le scuole non apriranno. Ecco, prefetto, se può resti collegato con noi, volevo andare in uno di questi comuni della provincia, a Bagnacavallo, c'è con noi collegata la sindaca Eleonora Proni, buongiorno sindaca, intanto dove si trova? Intanto la vedo con l'ombrello, conferma che sta piovendo. Sì, buongiorno, da diverse ore come da previsione sta piovendo in modo intermittente, fortunatamente come veniva detto la situazione per ora è sotto controllo, io sono nella piazza del mio comune. Ecco, dove anche lei ha lavorato tutta la notte, dove è attivo il centro operativo comunale, insomma com'è la situazione ora nel suo comune, su che cosa vi state concentrando maggiormente, peraltro il suo comune insiste proprio sull'argine di un fiume. Sì, sono stati giorni molto faticosi e impegnativi, anche perché le giornate del 2 e del 3 hanno portato questa immensa quantità di acqua che ha attraversato parte del nostro abitato. Adesso l'allerta, ovviamente la vigilanza da parte dei territori, in particolar modo quelli già colpiti, è molto alta, quindi ci siamo attrezzati per informare le aziende e i residenti delle zone, diciamo così, più sensibili, più fragili, perché prestino il massimo dell'attenzione e ci stiamo muovendo su un piano comunale, ma con il coordinamento in capo alla prefettura. Ecco, tra l'altro vedo la piazza del suo comune con davvero nessuno che sta camminando, quindi la popolazione ha accolto l'invito e questa allerta, allerta emanata nelle ultime ore, questo invito di tutti voi amministratori, così come del prefetto. Scuole chiuse anche a Bagnacavallo? Sì, scuole chiuse. Nelle ore di ieri abbiamo lavorato in modo molto coordinato proprio perché il messaggio fosse convincente, univoco verso la cittadinanza, quindi di muoversi solo per necessità, scuole chiuse per un tema di viabilità, di non avere troppo
troppa gente per le strade e soprattutto l'allerta di non recarsi nei fiumi, negli argini dei fiumi e nelle zone dove ci sono ancora i soccorsi per gli eventi dei giorni scorsi. E allora andiamo, restate collegati con noi, ben ritrovato Luca Lombroso, meteorologo di AMPRO, Associazione Meteorologi Professionisti, per capire allora, Lombroso, che giornata sarà quella che ci aspetta e quella che aspetta soprattutto l'Emilia-Romagna. Sì, purtroppo le piogge che sono in corso sono solo l'inizio, forse anche in anticipo, forse già anche un po' più intense di quello che già ci si aspettava, che ha lasciato basiti noi meteorologi, anche in AMPRO, anche dei colleghi sono attivi con la nostra idea di una sorta anche di supporto anche alle amministrazioni di un cosiddetto meteorologo comunale. In mattinata le piogge vanno intensificandosi e avremo due fasi di piogge molto intense nella tarda mattinata, poi nuovamente domani, in serata e nuovamente anche domani mattina. Questo in particolare nella Romagna, appunto, ma anche nell'Emilia, nelle province di Bologna, Modena e in parte anche Reggio Emilia. Si sta spostando anche più a est l'effetto di questo Ecco. ciclone extratropicale, ma che è stato anche denominato addirittura Minerva. Minerva, ecco, intanto vediamo la cartina della regione che lei ci ha fornito, dove è ben chiara l'allerta rossa, arancione e gialla, com'è Certo. divisa nel territorio. Mi collego con Nelson Bova, l'inviato della TGR Emilia Romagna, che ringrazio. Si trova in un altro territorio che è Faenza. Nelson. Sì, mi trovo a Faenza, come vedete sta piovendo abbastanza forte, le previsioni che dicevano che ci saranno 2 giorni di pioggia, probabilmente con la stessa intensità di quelle che hanno causato tutti questi problemi, si stanno effettivamente realizzando. Non ci sono al momento criticità, sono state evacuate circa 700 persone a Faenza e 680 a Ravenna, solo parlando del nostro territorio, e poi ce ne sono altre sempre in regione, in altre province. Io sono con Marco Iacchetta della Protezione Civile dell'Unione Faenza Ravenna qua. Qual è la situazione in questo momento? La situazione è come l'ha descritta lei, siamo tutti fuori, il dispositivo è pienamente operativo, sia con i nostri volontari, sia con le nostre strutture tecniche che con le forze dell'ordine. Stiamo monitorando il territorio, i presidi idraulici, i presidi territoriali sono tutti presidiati e aperti, coperti. Stiamo lavorando insieme a tutti i 6 comuni dell'Unione della Romagna Faentina. In effetti quel numero, circa 700, fa riferimento al complessivo degli evacuati e degli avvisati dell'intero territorio della Romagna Faentina. Ecco, va ricordato anche che le scuole in tanti comuni, compreso questo, sono chiuse perché i sindaci hanno chiesto di spostarsi il meno possibile. La cosa curiosa è che anche le camere di commercio hanno chiesto di utilizzare in maniera massiccia lo smart working, qualcosa che ricorda il lockdown. Linea a voi. Davvero, grazie a Nelson Bova e alla sua ospite da Faenza per questo collegamento. Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, che indicazione si sente di dare per questa giornata ai cittadini? Ma guardi, io mi sento in coscienza di ringraziare tutto l'apparato regionale, provinciale e comunale di protezione civile. Abbiamo fatto un grande lavoro in via preventiva. Pensi che noi abbiamo 91 pattuglie delle forze dell'ordine, pattuglie interforze che oggi e domani saranno sui territori. Abbiamo chiesto il concorso dell'esercito, ci sono 22 uomini, 22 militari che supporteranno i sindaci, 30 pattuglie delle polizie locali di Ravenna, delle altre località e della polizia provinciale. Insomma, credo che sia stato fatto tutto il possibile. Poi, speriamo che questa allerta non porti danni dell'altra volta, ma mi sento di dire ai cittadini, state lontano dagli argini, adottate misure di autoprotezione, state lontane dai sottopassi, insomma, dalle zone che potrebbero essere allagate. E poi speriamo che i Grazie. corsi d'acqua non diano problemi, che il mare, temiamo anche ingressioni marine, oggi che il mare riesca ad accogliere le acque dei fiumi e quindi da non avere problemi anche a mare. Ecco, insomma, l'allerta è Grazie. molto pericolosa, però ecco, credo che stiamo facendo il possibile.